in questa puntata. Ginevra sfida la crisi con lo show di tutte le novità. Diamo un senso a questo 83esimo salone di Ginevra e continuiamo a passeggiare fra gli stand, cogliendo un po' di quelle curiosità che forse ci erano sfuggite nei primi passaggi. È una ideale torta di compleanno per se stessa la 911 GT3 in versione aspirata. Più che per l'estetica, la nuova GT3 colpisce per l'introduzione dell'asse posteriore sterzante attivo, per la prima volta applicato ad una Porsche di serie. Ma anche l'insieme di potenza, 475 cavalli del boxer 6 cilindri aspirato, prestazioni, mozzafiato. Da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo, a 200 si arriva in meno di 12 secondi e la velocità massima è di 315 orari. Prezzo 140.000 euro circa. Debutto assoluto per la cinese Coros, con la Coros 3 Sedan, prima berlina di serie, che punta soprattutto su un design più europeo che orientale, realizzato grazie al proprio centro stile situato a Monaco di Baviera. Caratterizzata da sbalzi ridotti, coda alta e tetto arrotondato, la Coros 3 ha un frontale con elementi di stile che verranno mantenuti nel family feeling comune, come la calandra dalla forma trapezoidale che arriva fino ai gruppi ottici. Ancora in fase di studio i motori, ma sembra arrivi un 1.6 benzina e diesel. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 18.000 euro. Restyling e modifiche migliorative alla meccanica hanno dato il via alla Rapid S in casa Aston Martin, compiendo un significativo balzo in avanti in termini di prestazioni. Merito dei vasti interventi sul 5009 V12 aspirato, che passa da 477 a 558 cavalli e permette di toccare i 305 orari. La Rapid S inaugura il nuovo controllo di stabilità DSC e l'Adaptive Damping System, che imposta agli ammortizzatori sulle modalità Normal, Sport e Track. Tridente Maserati, ma comunque Maserati, che non è solo auto, e ce lo spiega il personaggio più autorevole deputato a farlo. L'unica Maserati senza ruote. Abbiamo appena finito questo grande record New York San Francisco. Eravamo un equipaggio di 9 persone con 6 paesi rappresentati e con una barca che comunque è stata preparata in Italia e che ha molti pezzi fondamentali fatti in Italia, quindi tecnologia assolutamente italiana. Siamo riusciti ad abbassare il record tra New York e San Francisco di ben 10 giorni. Siamo riusciti a strapparlo a Yves Parlier, il francese che ce l'aveva fino a 20 giorni fa, e siamo sicuramente molto felici e onorati di aver fatto di aver piantato una bandiera così importante nella storia della velooceanica, una bandiera che porta un marchio famoso in tutto il mondo, ma che è anche la bandiera italiana. Prossima impresa, quest'anno faremo la Transpac, che è una regata per gli Stati Uniti molto importante, una gara che va da Los Angeles a Honolulu, quindi si tratta di fare una transoceanica in Pacifico e poi vedremo. Lasciato il mare di Giovanni Soldini, torniamo tra le auto esposte con una ultra sportiva come la McLaren P1. Bassa, anzi bassissima e larga, evidenzia subito la sua natura da animale da pista. Ogni singolo dettaglio è stato studiato e progettato per essere funzionale al carico aerodinamico. Il frontale è aggressivo,
la coda ancora di più. Dominata dal grande alettone posteriore a incidenza variabile, sembra uscita da un film di fantascienza. Poi la P1 a 916 cavalli e 350 orari autolimitati. Altro esercizio ben riuscito, questo della Hundra, ultima nata in Koenigsegg. Piccola casa svedese nota per le sue pazzesche hypercar, Koenigsegg ha presentato una versione speciale della Agera da 1020 cavalli tipo S, un modello talmente diverso che ha meritato un nome tutto suo. La Hundra è nata in esemplare unico per celebrare la vettura 100 della produzione dell'azienda di Angelholm. Realizzata quasi completamente in fibre di carbonio, ma con rivestimenti in foglia d'oro a 24 carati, tutto lavorato a mano, la Hundra 100 in svedese è stata venduta ad oltre 1,5 milioni di euro. Supercar? Sì, ma elettrica e ad altissime prestazioni. Ogni esemplare di questa Furtive GTE è assemblato a mano al quartier generale di Hexagon Motors a Magny-Cours e le consegne inizieranno entro la fine dell'anno. Carbonio, tecnologia e materiali pregiati caratterizzano questa Gran Turismo elettrica a quattro posti. I due motori elettrici Siemens sono posti dietro e abbinati ad un cambio a tre rapporti per 402 cavalli e una coppia di 516 Nm. Costante tra 0 e 5.000 giri al minuto, quanto basta per accelerare da 0 a 100 in 3,5 secondi e autolimitare però la velocità a 250 orari. Ma basta con le super sportive. Il panorama auto guarda anche in altre direzioni, come quella presa dal nuovo Grand Cherokee, Jeep con un po' di sangue torinese nelle tubazioni. Numerosi gli aggiornamenti estetici, meccanici e di equipaggiamento, tra cui l'atteso cambio automatico 8 marce, l'aggiornamento del sistema Forward Collision Warning con Crash Mitigation e il nuovo display touchscreen da 8 pollici e 4. Oltre ai già disponibili allestimenti Laredo, Limited e Overland, infine, il Grand Cherokee 2014 aggiunge al proprio listino la versione top di gamma, la Summit. All'esterno, rinnovati gruppi ottici assottigliati con fari Bixenon e luci diurni a LED, mantenuta invece la forma della storica griglia a 7 feritoie, ma più basse, che rientrano nella sagoma del paraurti anteriore rialzato insieme ai fendinebbia. Sulla coda spiccano lo spoiler maggiorato, luci a LED, fascioni inferiori specifici per ogni allestimento e cerchi di nuovo disegno. All'interno nuovi materiali e dotazioni, a partire dal touchscreen da 8 pollici e 4 sulla console centrale. Tutte le motorizzazioni, 3000 turbo diesel, V6 e V8 benzina, sono abbinate al nuovo cambio automatico a 8 velocità del gruppo Chrysler, che migliora prestazioni, consumi ed emissioni. Le mappature della nuova trasmissione si adattano alle più diverse condizioni di guida usando un software che valuta l'utilizzo dell'acceleratore, la velocità di marcia e la coppia richiesta, ottimizzando così cambiate e consumi. Sfuggita al fallimento e grazie all'apporto di nuovi capitali cinesi, l'olandese Spyker riprende con uno slancio nuovo e propone una concept, siamo di nuovo di fronte ad una sportiva, la B6 Venator Concept, coupé due posti compatta e lunga meno di 4,35 m, equipaggiata con un motore V6 posteriore centrale da 375 cavalli, trazione posteriore e cambio automatico a 6 rapporti. La Spyker B6 Venator verrà prodotta su richiesta a partire dal 2014 e commercializzata ad un prezzo che si aggirerà tra 75 e 100.000 euro, a seconda delle richieste di personalizzazione del committente. In mezzo a tanti cavalli e mostri velocissimi, ci è parso giusto dedicare uno spazio anche per la Innovative Mobility Colibri, piccola auto elettrica a un posto, costruita cercando di ottimizzare il più possibile spazi e pesi. Si tratta di una soluzione decisamente originale per la mobilità urbana. Una city car con ambizioni di tirature importanti, il costruttore parla di 17.000 unità all'anno. Beh, un po' di ottimismo non ha mai fatto male a nessuno. Lunga 2,75 m, è alta 1,30 e larga 1,18. La Mobility Colibri è dotata di due unità elettriche che garantiscono una potenza massima di 24 kW. Potrebbe essere un tender terrestre per questa Bentley, ben più lunga dei 2,75 raggiunti dalla piccola elettrica. Anche le berline mettono le ali? Sembra, guardando la nuova Flying Spur, quattro porte proposta dall'inglesissima e blasonata Bentley, che adotta ora il motore W12 biturbo da 6 litri della stessa Bentley, abbinato al cambio ZF a 8 marce, di serie finora sulle famiglie Continental GT e GT Convertible.
Sviluppando una potenza di 625 cavalli e 800 Nm di coppia, la nuova Flying Spur è dotata di una maggiore potenza rispetto a ogni altra Bentley 4 porte mai realizzata finora. Un miglioramento del 14% nel rapporto potenza-peso rispetto al modello precedente, che consente di passare da 0 a 80 miglia, 96 km orari, in 4 secondi e 3, con una velocità massima di 322 orari, di che far scoppiare un autovelox. Seguendo la più recente tradizione di Bentley, la potenza viene scaricata a terra ripartendola sulle quattro ruote, con una ripartizione di coppia 60-40 a favore del retrotreno, per una guida sicura e coinvolgente su ogni tipo di fondo stradale. Linee nette definiscono le muscolose fiancate posteriori, mentre le luci di marcia diurna a LED, i fari principali e le luci di stop caratterizzano i profili anteriore e posteriore. Quando la nuova Flying Spur si avvicina alla velocità massima, inoltre l'altezza della vettura viene automaticamente diminuita dal sistema di sospensioni pneumatiche per compensare le forze aerodinamiche. La nuova Flying Spur monta in esclusiva i nuovi cerchi Classic a 19 pollici, ma sono disponibili anche diametri di 20 e 21 pollici. Semplicemente un nuovo restyling invece per la Volvo V60, berlina cui sono stati applicati importanti interventi estetici nel frontale, ridisegnato e con nuovi gruppi ottici anteriori. I fanali possiedono ora una nuova forma che li rende più sottili e squadrati rispetto alla precedente versione. Ulteriori modifiche estetiche si notano sui nuovi cerchi in lega, che rinnovano la vista laterale, mentre il posteriore viene solo lievemente modificato per il paraurti che ingloba nuovi terminali di scarico dalla forma trapezoidale. Nuovi anche gli interni, aggiornati con le novità introdotte dalla più recente V40. Gli pneumatici provano sentimenti? A volte sembrerebbe proprio di sì. Passeggiando insieme alle gomme tra le auto, chiudiamo l'Odissea di Ginevra 2013.